Prossima tappa? Suzuki Solutions. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions. Soluzione vincente. Suzuki. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. In primo piano la cronaca. A Cadegliano Viconago i carabinieri della compagnia di Luino hanno arrestato oggi un 23enne accusato di aver appiccato un incendio nell'appartamento della madre il 16 agosto scorso. Il giovane si era già reso responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della donna, procurandole anche lesioni personali, dalla fine dello scorso anno. Il comune di Cadegliano Viconago, che segue la situazione attraverso i servizi sociali, ha già trasferito la donna in un'abitazione protetta. Per restare alla cronaca, sono giorni di apprensione per il dottor Carlo Zamarra, primario del pronto soccorso dell'ospedale Galmarini di Tradate, coinvolto mercoledì mattina in un incidente stradale in via 11 febbraio mentre era alla guida della sua Vespa. Il medico è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizioni non destano al momento particolare preoccupazione, comunque costantemente monitorato dai colleghi. Nel frattempo continuano gli accertamenti della polizia locale per stabilire con certezza le cause dell'incidente. Zamarra si stava recando in ospedale quando la sua Vespa si è scontrata con uno scooter guidato da un 52enne di Malnate. E ora torniamo alla tragedia che è costata la vita a una donna di 41 anni a Premia. Saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita a Cadrezzate le esequie di Leana Todesco, la 41enne precipitata martedì scorso nel fiume Toce a Premia, nel verbagno Cuso Ossila. La cerimonia sarà preceduta dal rosario alle 10.30. Ieri, intanto, la salma della donna, accompagnata dalla mamma Bruna, è arrivata da Torino, dove all'ospedale delle Molinette Leana era stata ricoverata in gravissime condizioni. Passiamo ora alla politica e vediamo come funziona la raccolta firme per presentare le liste elettorali per le ormai prossime amministrative. Tutti i dettagli nel servizio realizzato da Pasquale Martinoli con immagine di Stefano Benvenu di agenzia Blitz. Siamo in piazza Montegrappa, quello che vedete alle mie spalle è il banchetto dove vengono raccolte le firme a sostegno delle liste che si presenteranno alle elezioni comunali. In questo momento le stanno raccogliendo per alcune liste che fanno parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura del sindaco uscente Davide Galimberti. Per ogni lista devono essere raccolte un minimo di 67 firme. Precedentemente, nella precedente tornata elettorale, il quorum, il tetto di firme era fissato 200, ora è stato abbassato. Per quanto riguarda poi la composizione di ogni lista, ci deve essere un minimo di un terzo per ogni genere, cioè almeno un terzo dei candidati deve essere o uomo o donna. Cambia anche il sistema di autenticazione delle firme, prima potevano autenticarle solo il sindaco, i notai e i consiglieri comunali, ora possono farlo anche gli assessori, infatti qua c'è il vice sindaco di Varese, Ivana Perusin, ad autenticarle e possono farlo o anche i parlamentari e gli assessori regionali. Ecco, qui siamo col vice sindaco Ivana Perusin, poco più di un mese ormai al voto, come sta procedendo la campagna elettorale, come la vedete voi? Io ovviamente parlo per la lista Praticità in questo momento, quindi parlo da candidata, devo dire che le cose vanno molto bene, c'è tanto entusiasmo intorno alla nostra la lista del sindaco, le persone si sono avvicinate, la lista è completa, anche stamattina vedo che tante persone si avvicinano e sottoscrivono il nostro progetto, quindi io sono molto, molto contenta, molto soddisfatta. Percepisce l'interesse della città verso questa scadenza elettorale? Sinceramente sì, pensavo, insomma, siamo al 20 di agosto, pensavo che le persone, insomma, non fossero ancora concentrate sulle elezioni, invece in realtà vedo che stamattina tante persone si stanno avvicinando, si informano, chiedono, hanno voglia di partecipare, quindi lo ritengo un ottimo segnale. Invito tutti i cittadini a venire alle urne perché è un momento importante per la città. Chiudiamo con un aggiornamento sui dati dell'emergenza coronavirus. Con 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo all'1,4%, ieri era all'1,8%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, meno 1, in tutto sono 41, mentre aumentano negli altri reparti, più 5, per un totale di 314. I decessi sono 3, per un totale complessivo di 33.875 morti,
in tutta la regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 136 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 46 a Milano città. A Varese oggi sono 96. E per questa edizione è tutto, l'appuntamento con il TG di prealpina.it è per domani sera alla stessa ora.